Salve e bentornati. Allora, oggi vi faccio vedere una cosa un po' particolare. In pratica è un sistema per poter sbobinare e imbobinare mulinelli in maniera un po' più agevole. Allora, se praticate pesche come la traina d'altura, la pesca del tonno, insomma, saprete benissimo che i mulinelli che si vanno ad utilizzare hanno delle bobine con centinaia e centinaia di metri e soprattutto per esempio nella pesca al tonno, nella quale vengono utilizzate generalmente 3 o 4 canne, se io devo andare a sbobinare, rimbobinare i mulinelli di queste 4 canne, praticamente mi ritrovo con dover sbobinare diciamo circa 2000 e più metri di filo. Allora, per poter fare questa cosa in maniera un po' più pratica ed agevole, come vedete, io mi sono costruito questa sorta di macchinetta molto semplice e oltretutto molto economica, perché è realizzata praticamente con tutti i pezzi riciclati, ma la vedremo alla fine. Allora, in pratica io monto il mulinello, ho quella bobina sulla quale aggancio la lenza del mulinello e faccio sbobinare da sola praticamente a lei tutta la lenza del mulinello. Inoltre, volendo, posso regolare la frizione del mulinello in modo tale che anche l'imbobinamento sulla bobina venga fatto in modo da avere in pratica una tensione costante che regola meglio le spire. Questo poi serve per quando lo si va a rimbobinare. Allora, vedete che praticamente tutto lo sbobinamento del mulinello l'ha fatto proprio da solo. Io non devo fare niente, collego il filo e lui parte. Allora, io adesso vado a smontare questo mulinello e ne metto un altro. Allora, io in questo caso dovevo praticamente semplicemente traslare la lenza su di un mulinello da un mulinello ad un altro. Non vi sto a spiegare il perché, ma dovevo farlo. Ma praticamente il discorso rimane invariato, cioè se io dovessi sbobinarlo per qualsiasi motivo, perché voglio sostituire la lenza, il meccanismo rimane identicamente lo stesso. Ora inserisco l'altro mulinello e vi faccio vedere praticamente, chiaramente l'imbobinamento del mulinello non lo si può fare in maniera meccanizzata, cioè con il motore, però in questo modo, cioè con questo sistema, come poi vi spiegherò meglio alla fine, io ho un supporto molto agevole anche per imbobinare il mulinello, perché come vedete adesso io inverto la bobina in modo tale da sganciarla dal meccanismo, diciamo dalla cremagliera di aggancio sul motore. Io lo inverto in modo tale che adesso la bobina mi giri e ruoti liberamente. Vado a regolare il tensionamento della bobina semplicemente con il bullone che metto dietro o volendo anche con una molla, ma non è necessaria. E in questo modo io quando vado ad imbobinare il mulinello non ho il problema di dover tensionare la lenza, perché quando si vanno ad imbobinare questi mulinelli è molto importante mantenere un tensionamento costante per avere, mettiamola così, la lenza inserita nel mulinello in maniera corretta. Ora, farlo a mano o con il mulinello montato sulla canna diventa un po' più problematico. Con questo sistema qui, invece, io adesso faccio il classico nodo per inserire la lenza sul mulinello, poi regolo con il bullone il tensionamento della bobina e non farò altro che andare a arrotolare la lenza, avendo cura di controllare solo la disposizione delle spire, perché il tensionamento mi verrà regolato direttamente
dalla, diciamo, stretta del bullone che io ho fatto sulla bobina. Quindi sempre con la stessa identica macchinetta io faccio sia la sbobbinatura che l'imbobbinatura del mulinello. Ora, come vedete, io devo solo preoccuparmi di andare a far disporre le spire in maniera regolare sul mulinello, e quindi entrambe le operazioni si possono realizzare in maniera estremamente agevole. La macchinetta è semplicissima, sono due tavole, poi ve la spiegherò bene alla fine, ma ecco qua, vedete, io non devo tirare il filo, devo solo farlo disporre. Ora vedete che sulla bobina si sta arricciando leggermente, ma questo perché? Perché quando ho sbobbinato ho dato un tensionamento inferiore rispetto al tensionamento che sto dando adesso durante l'imbobbinamento, ma questo non è assolutamente un problema. Vedete come si può fare l'imbobbinamento praticamente perfetto sul mulinello, e ripeto, il tutto costa praticamente niente. Ora, va bene che io ho riciclato tutto quanto, però anche a volerlo costruire dovendo acquistare i vari pezzi non è che costi chissà che cosa, insomma. E ripeto, i due vantaggi principali sono: lo sbobbinamento lo fa praticamente da solo, l'imbobbinamento lo fa lo rende più agevole. Quindi in pratica abbiamo un portamulinello messo semplicemente su una staffa, poi in pratica un motore riciclato da questo credo che fosse di una macchinetta per bambini, quindi c'è il motore riciclato sul quale io sono semplicemente andato a riprendere l'aggancio della ruota e sul quale ho fissato una bobina molto ampia, poi ho messo un tubo interno per coprire la differenza di spessore con la bobina. E che succede? Che praticamente quando io lo metto in questo verso lui si incastra sui denti e quindi funziona il motore, quando io invece lo giro lui praticamente è libero di ruotare e io posso andare a regolare la tensione con il bullone oppure inserendo semplicemente una molla qua dentro. Quindi il vantaggio è che quando io vado a recuperare con il mulinello posso regolare il tensionamento della bobina e quindi avere durante tutto l'avvolgimento del mulinello una tensione sempre costante, e quando invece vado a in pratica avvolgere la lenza, io volendo potrei avere sempre il tensionamento costante regolando la frizione del mulinello. Dopodiché in pratica non ho fatto altro che recuperare un alimentatore di un computer, che è questo, perché chiaramente il motore è un motore a 12 volts, lo vedete, è piccolino. E inoltre sono andato in pratica a montare un regolatore, una cosa molto semplice, in pratica è una schedina cinese, eccola qua, che ha un regolatore di velocità e ha anche la possibilità di invertire il senso di marcia, per cui io con questa praticamente riesco a gestire completamente il movimento del motore sia in avanti che indietro. È una semplice schedina cinese. Rimontiamo il motore al verso suo, quindi così, vedete, lui si incastra, io blocco dietro con il bullone . Ok, chiaramente questo a seconda di quelle che sono le capacità del motore,
o volendo posso invertirlo. Il tutto è realizzato semplicemente su una tavola di legno, e il fatto di aver posizionato la placca porta mulinello da questa parte, praticamente io lo posiziono su un tavolo e ho la leva del mulinello sempre libera. Il tutto si realizza con trasformatore riciclato, motore riciclato, solo la scheda che costa credo 4 euro. Ok, spero di esservi stato utile, vi saluto e vi rimando alla prossima, ciao.